Sabato scorso, in modo del tutto inaspettato, nel sito del Ministero è stato pubblicato il rapporto finale del comitato dei 18 esperti nominato a suo tempo da Lucia Azzolina e coordinato dall'attuale ministro Patrizio Bianchi. La pubblicazione del documento arriva a 7 mesi di distanza dalla sua redazione, datata appunto il 13 luglio, e a poche ore dal giuramento del nuovo ministro. Il comitato aveva avuto mandato di avanzare idee e proposte inerenti le modalità di riapertura della scuola, ma anche di formulare idee e proposte sui possibili sviluppi successivi alla riapertura. I temi su cui gli esperti erano stati chiamati ad esprimersi erano quelli della edilizia scolastica, dell'utilizzo delle tecnologie digitali, della formazione e del reclutamento dei docenti, oltre che del sistema integrato 0-6 anni. Tenuto conto che il comitato era coordinato proprio dal nuovo ministro, si può, a buona ragione, pensare che le proposte contenute nel documento funzioneranno quasi da linee guida per le prossime scelte politiche e amministrative. Il documento si apre con una riflessione sul tema dell'inclusione. Forse potrebbe significare che proprio su questo si impegneranno risorse significative a partire da quelle necessarie per stabilizzare il personale che oggi opera su posti di sostegno. Gli stessi patti educativi di comunità potranno fornire un contributo importante a sostegno delle politiche inclusive finalizzate anche alla compensazione dei divari esistenti a livello territoriale. Non mancano accenni importanti ai temi delle competenze digitali e di quelle connesse con la cultura matematica e scientifica. Il rapporto dedica poi una speciale attenzione alla fascia di età 0-6 anni, considerata centrale, fondamentale per la crescita della persona. Ci dovrà essere un impegno particolare, soprattutto per colmare i divari territoriali che oggi caratterizzano l'offerta dei servizi destinati alla prima infanzia, in modo da allinearsi agli standard richiesti a livello europeo. Il Comitato ha anche sottolineato l'esigenza di valorizzare una autonomia responsabile e solidale, finalizzata ad assicurare che curriculum scolastico e offerta formativa rispettino standard precisi e ben definiti. Ma ci sono anche molte altre considerazioni su cui il documento si sofferma e che meriterebbero di essere approfondite. Particolarmente interessante ci sembra, per esempio, l'idea di promuovere un piano nazionale di architettura scolastica, finalizzato a ripensare gli ambienti scolastici che oggi sono ancora troppo rigidi e niente affatto adeguati ad una didattica flessibile che consenta di uscire dai vincoli del gruppo classe e della classe intesa come unità solo amministrativa. Insomma, un documento ricco di idee e di proposte che potrebbero dare un contributo importante a migliorare il sistema scolastico. Vedremo nei prossimi mesi se queste idee e queste proposte rimarranno sulla carta oppure si tradurranno in atti amministrativi e politici concreti. Noi ovviamente su questo continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, i vostri suggerimenti, noi ne terremo conto come di consueto.